What's up guys, qui Jules Baker e benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Finalmente siamo tornati con un nuovo video e molti di voi che magari non mi seguono sulla fanpage non sanno che ho attraversato un periodo un po' bruttino, diciamo, ho avuto molti problemi e fidatevi che intendo problemi abbastanza gravi. Fortunatamente si sono risolti nel migliore dei modi, ma appunto l'esperienza insegna, quindi sicuramente la prossima volta non si ripeteranno. Comunque vi porto una partita su Gears of War Judgment che avevo registrato tempo fa, perché stasera ho provato a registrare qualcosa, che voi vedrete questo video mercoledì e adesso è martedì sera. Ho provato a registrare qualcosa, ma non c'era praticamente nessuna partita, le partite che trovavo erano semivuote. Esecuzioni classificate ne ho trovate due, di cui una ho fatto 16 kill, my bad. Ma non ho pensato di registrarla quando ho visto che stavo spaccando i culi anche ai paguri nani della Tasmania, della Tanzania, scusate, Tasmania era un personaggio dei cartoni. Ok, Jules, ce la puoi fare, sei tutti noi. E della Tanzania, dicevo, ormai era partita inoltrata e non ho fatto in tempo ad accendere l'elgato. Iba Paxa. Comunque, dicevo, molti di voi che non mi seguono sulla fanpage non sapevano nemmeno che sarei tornata oggi, magari, con questo video comunque. Fatto sta che ce l'ho fatta a tornare e il motivo per cui comunque non ho registrato il video, più video, è che appunto avendo questi problemi non ero poi dell'umore giusto e voi sapete perfettamente perché già ve l'ho detto in altre occasioni. Sono dell'idea che se devi registrare un video devi essere nel mood per farlo, perché se devo fare un video, stare qui e Ma farvi guarda un po'. "Ciao ragazzi, come va?" Non mi va, non sono vittima, non sono una vittima, non sono tantomeno una che cerca, diciamo, di essere consolata dagli altri. Di conseguenza ho evitato definitivamente di fare video. Adesso che mi sono ripresa, sono tornata. Ho portato Gears of War Judgment e non Black Ops, perché su Black Ops 2 ormai non gira quasi più nessuno. Ora correggetemi se sbaglio, ma l'altro giorno ho provato a fare una partita e non c'è stato verso di trovarla ed erano le 4 di pomeriggio. Quindi, vabbè. Perché non vi porto Ghost? Semplice, perché Ghost ancora non l'ho preso. Ho preso l'ultimo stipendio perché mi sono dovuta dimettere da lavoro perché il mio negozio non aveva più soldi per pagarmi. Di conseguenza per ora sono disoccupata. My bad. Again. E di conseguenza avevo in sospeso questo conto con la mia datrice di lavoro. E prima di questo periodo non avevo i soldi per comprarlo, quindi penso che dopo Natale comunque compro Ghost e inizierò a fare video lì. Per adesso porterò avanti qualche video su Gears, sicuramente farò qualche altro video con mia madre. Durante le vacanze di Natale adesso devo vedere un secondo come mi si pone la cosa, perché già vi informo da subito che non so se riuscirò a registrarvi un video per venerdì. Io ci proverò, ma non vi assicuro niente. Nel caso comunque non riuscissi a registrarvi un video per venerdì, volevo avvisarvi, e molti di voi saranno anche contenti perché so che molti di voi me l'hanno richiesto e so che molti di voi si sono iscritti al mio canale anche grazie a questa tipologia di video. Quindi vi informo che l'Oppa Baker Style sta per tornare seriamente, sta per tornare prima di quanto voi pensiate, perché ho pensato di fare un Oppa Baker Style natalizio, quindi sicuramente a breve, intendo che se non riesco a fare un video per venerdì, giovedì o venerdì stesso vi metto un bel post sulla mia fanpage dove vi chiedo di farmi le domande. Preferirei che mi venissero fatte sulla fanpage. Nel caso alcuni di voi non volessero venire sulla mia fanpage, potete lasciarle tranquillamente nei commenti qua sotto. Ovviamente selezionerò alcune domande, cercherò di farlo con più di 10 domande, essendo comunque uno speciale natalizio, essendo comunque che sono appena tornata. Però cercherò di prendere e raggruppare, diciamo, tutte domande bene o male interessanti. Ovviamente ne metterò qualcuna simpatica, quindi sbizzarritevi come volete. E ovviamente cercherò di includere delle domande che ancora
sono poco chiare le risposte o a cui comunque non ho ancora risposto. Adesso vediamo, anche perché la mia memoria è ferrea, sì, ma potrebbe fare cilecca, quindi è probabile che io risponda a qualche domanda a cui ho già risposto. Anyways, le turtle, queste le avete viste in un video che l'ho fatto vedere in mano. Sono più grandi della mia testa. Non che ci voglia poi molto perché sono piccola, però vabbè. E ho le turtle perché stavo giocando a Gears, appunto avevo provato a registrarvi qualcosa, per fortuna che ho sempre qualche partita di riserva di Gears registrata nell'hard disk, perché altrimenti non sapevo proprio, no, non saprei proprio come fare. Tra l'altro sono migliorata su Gears, alcuni di voi diranno che non è possibile, ma io vi dico di sì, specialmente perché ultimamente sto più nel deathmatch a squadre che non nel TCT, anche se questa è una partita di TCT ma è vecchietta, diciamo. E sono migliorata nel deathmatch a squadre. Mi sono alzata di tanto, 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 tanto l'UM, che per chi non sapesse cos'è, è semplicemente uccisioni morti. E niente, ultimamente gioco tantissimissimo in esecuzione classificata. Diciamo che 11 sere su 10 gioco in esecuzione. E niente. Per ora sto giocando praticamente quasi solo a Gears perché devo continuare la serie su Batman, eccetera, eccetera. Però diciamo che con tutti i problemi che ho avuto, Gears è stato l'unico punto che non ho mai abbandonato, sia perché sto partecipando ad un torneo, e poi perché penso che sia un gioco che non mi abbandonerà mai, Gears, in ogni caso. In questa partita, prima che qualcuno di voi dica, Jules, hai incontrato Memories 2 volte e non l'hai ucciso, sì, eravamo alleati, e poi vi spiegherò anche il perché. Perché in questa partita c'era una persona, di cui non farò il nome per rispetto, che si sente molto figo assai, e poi è un abo della Madonna. Allora abbiamo detto, perfetto, io e te non ci killiamo, uccidiamo questo stronzo, come se non ci fosse un domani, quindi. Io mi sembra che non so nemmeno se l'abbia mai incontrato per la mappa, però l'intenzione era quella. L'intenzione c'era, giuro. Giuro che l'intenzione c'era. Quindi, questo è quanto, tanto per chiarire un attimo la situation. E niente, questo vuole essere più o meno una specie di vlog slash commentary, perché alla fine è con la facecam ma non è in live, quindi vabbè. È semplicemente per farvi vedere che sono tornata, che ho intenzione di rimanere stavolta. Quindi mi dispiace per tutti quelli di voi che hanno sperato io fossi morta, come quei simpaticoni che l'hanno scritto sotto il video del mio ex, tasci vostra. E invece no, sono viva e vegeta per vostra sfiga e continuerò a perseguitarvi a vita, proprio. Vita natural durante proprio. Quindi mi dispiace per chi di voi ha sperato che io avessi stirato le zampe, ma niente da fa. Invece me vi dovete tenere così. Quindi niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciatemi un like e un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non fate parte della nostra Baker's Family. Io niente, da Jules Baker è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. See you guys next time!